Giornata, quella di oggi, dunque intensa per tutti, commoventi espressioni di stupore sui volti di tanti giornalisti esperti di Vaticano che in questi anni di pontificato hanno seguito Benedetto XVI nei viaggi apostolici e nella sua attività quotidiana. Proviamo allora a tirare le somme di quanto accaduto in queste ultime ore, cercando di capire ora che cosa succede. Per questo ci colleghiamo subito con Piazza San Pietro, dove c'è per noi Cristiana Caricato. Buonasera Cristiana, che giornata è stata quella di oggi in sala stampa e in Vaticano allora? Una giornata storica apertasi con questo grande shock collettivo che ha coinvolto non solo la Chiesa ma il mondo intero e naturalmente anche la piccola comunità, già diventata però nelle ore una bella comunità dei giornalisti che seguono questo grande evento. Naturalmente shock, incredulità, ma pian piano la consapevolezza che qualcosa di incredibilmente nuovo avviene nella Chiesa, qualcosa di inaspettato e per certi versi anche rivoluzionario. La mattinata si è aperta con questa notizia shock, quelle 22 righe a cui Benedetto XVI ha affidato la sua decisione irrevocabile di finire il magistero, il suo magistero petrino. Questa notizia che è rimbalzata in tutte le naturalmente in tutte le redazioni, ma soprattutto nella sala stampa vaticana, l'annuncio, come avete detto, alla fine del Concistoro per la canonizzazione dei martiri d'Otranto ha sorpreso gli stessi cardinali che partecipavano al Concistoro. Il Papa ha dato questo annuncio e naturalmente subito si è cercato di capire che cosa accadrà. È qualcosa di totalmente inedito, come abbiamo detto più volte lungo questa lunga giornata per la Chiesa. Il Papa ha dato una scadenza al suo mandato il 28 febbraio, precisamente dalle ore 20 non sarà più pontefice. Si ritirerà nel periodo che precederà la nuova elezione del nuovo pontefice nella residenza di Castel Gandolfo per poi far ritorno in Vaticano all'interno del monastero di clausura aperto nel 1994 da Giovanni Paolo II, che in questi anni ha ospitato varie comunità di claustrali, e lì si dedicherà a una vita di preghiera, di stretta clausura e si suppone anche di studio fino alla fine dei suoi giorni. Questa la sua decisione. Naturalmente si apre uno scenario nuovo che ha lasciato sorpresi gli stessi esponenti della Curia, ma anche la sala stampa vaticana, sorpresa dal fatto e dalla notizia da questa mattina, che ha cercato in qualche modo di prevedere quello che accadrà. Che cosa accadrà? Dal 28 inizieranno le congregazioni generali, non ci saranno i novendiali, i 9 giorni di lutto, perché naturalmente il Papa non muore, anzi è in vita, e ci sarà queste congregazioni generali che precederanno poi il conclave e l'elezione del nuovo pontefice. La decisione, come è stato detto, è prevista dal codice di diritto canonico. Naturalmente sono tanti gli interrogativi che si aprono, non tutti è stata data oggi una risposta. Certo che l'atto compiuto da Benedetto XVI questa mattina è un atto storico che inaugura decisamente una nuova era della Chiesa, un atto di grande libertà, un atto imponente che nessuno aveva mai potuto immaginare. Non ci sono state avvisaglie, sicuramente qualcosa cambierà, ma seguiamo insieme il servizio di Pierluigi Vito con la conferenza stampa tenuta questa mattina da un padre Lombardi decisamente commosso e sorpreso.